Ciao YouTube! Nella video ricetta di oggi vado a proporvi una variante del porridge che è l'oatmeal, l'overnight oatmeal diciamo, che sarebbe sempre una zuppa all'avena, ma non ha bisogno della cottura perché andremo a prepararla la sera prima, la si lascia nel frigo e la mattina è pronta. Per cui andiamo a vedere come prepararla. Gli ingredienti base di questa ricetta sono come sempre i fiocchi d'avena. Poi andremo anche ad utilizzare del latte. Variante per dargli sapore la farò con dei mirtilli e sempre una marmellata di mirtilli, una marmellata a voi piacere. Quindi vado a prendere la mia scatolina, il mio contenitore. Andiamo a mettere all'incirca 50 grammi di avena. Ne ho messi 60. Per cui a 60 grammi di avena corrispondono 60 grammi di latte. E vado a metterci un cucchiaio di marmellata di mirtilli o una marmellata scelta. Mischiamo. Col fatto che mi sembra troppo densa vado ad aggiungere ancora qualche grammo di latte. Mischio. Bene, risulta essere così, come potete vedere, liquida. Ora la metto in frigo per minimo 3 ore, comunque è sera per cui la lascerò nel frigo fino a domattina a colazione, in modo tale che l'avena assorba il latte. La lascio così, chiudo e vado a metterla nel mio frigo. Bene, mattina, per cui vado a riprendere il mio oatmeal, i mirtilli. Come vedete durante la notte si è addensato, è diventato cremoso, così. Vado semplicemente ad aggiungerci dei mirtilli per dargli sapore, qua e là. Metto anche delle nocciole così da darmi un po' di croccantezza. E questa è la ricetta finita. Così, come potete vedere. Poi, vabbè, la si mischia. Si mangia così. Quindi, anche per questa ricetta è tutta. Ci vediamo alle prossime. Ciao!